Buonasera a tutti, eccoci all'ultimo appuntamento di questa stagione del mio salotto culturale. Do il benvenuto a un ospite graditissima che è Maria Masella. Ciao Maria, benvenuta. Ciao Paolo e un caro saluto a lettrici e a lettori, che è il mio saluto abituale in queste occasioni. Esatto, è un saluto sicuramente gradito a tutti. Dunque, Maria, tu hai scritto e pubblicato tanti libri. Noi oggi ci dedicheremo a quello, all'ultimo nato, che poi è veramente freschissimo perché è uscito un libro uscito veramente da pochi giorni. Però, come sempre, io ho una tradizione. Quando ho per la prima volta ospite un autore o un'autrice, gli chiedo sempre una piccola introduzione di se stesso. Raccontaci velocemente qualcosa di te, poi passeremo a parlare di Tracce di Ada. Allora, sono una giovanissima anziana signora di anni 73, nata a Genova, Portati benissimo. sempre vissuta a Genova, laureata in matematica, ho insegnato fino al 2005 in un liceo scientifico statale a Genova, ho insegnato matematica, fisica e informatica, però da sempre ho la passione per la scrittura. La mia prima pubblicazione risale al 1986, quando avevo mandato un racconto a Segretissimo Mondadori, a un concorso, era piaciuto a Laura Grimaldi e mi aveva consigliato di dedicarmi alla scrittura a tempo pieno. Gente, io avevo appena ottenuto la cattedra nel più noto liceo scientifico genovese, insegnando matematica, ho detto di no. Però la passione me la sono portata appresso. Attualmente ho scritto, ho quando dico scritto intendo pubblicato. Ho all'attivo 27 romanzi noir, circa altrettanti romance. E poi un po' di anni fa mi è venuta voglia di scrivere una storia non di genere, perché avevo scritto anche racconti, fantasy, fantascienza, però come romanzi mi ero focalizzata su due generi, giallo noir e romance contemporaneo, ma soprattutto storico, regolarmente ambientati a Genova. E poi mi è venuta questa storia, ho detto, ma e se io provassi a scrivere un romanzo non di genere? L'ho scritto e poi così l'ho lasciato per un po' di tempo lì, poi l'ho mandato a un concorso e ha avuto un ottimo piazzamento, però continuavo a essere non soddisfatta al 100%. E poi l'anno scorso ci ho rimesso mano e ho trovato finalmente un editore. E guarda, è stranissimo, ma devo averlo anche scritto in un post. L'attesa di questa pubblicazione è stata veramente lunga perché doveva uscire in autunno a causa Covid, rimandato, rimandato, rimandato. Prima di trovare un editore ho seguito tante vie, ho fatto infinite revisioni, ho avuto tanti dubbi sull'opportunità di cimentarmi in un territorio per me quasi sconosciuto, perché scrivere noir è diverso da scrivere questo, anche se nel romanzo c'è molto mistero. E però c'è stato un momento in cui realmente l'ho odiato. Addirittura. Ma davvero, perché settimana dopo settimana continuavano a rimandare la pubblicazione a causa del Covid. Far uscire romanzo in cartaceo in questo momento non si può, ma proprio martellante. Rimandiamo a 2 settimane. Aspetta, poi niente. Allora, mi veniva in mente mia madre che vi diceva: ho avuto un parto
che è durato 2 giorni. E ti ho odiato tanto. Tanto, ma tanto. E poi quando ti ho avuta fra le mani, l'odio è sparito. A me è successa la stessa cosa con Tracce di Ada. E infatti, detto proprio chiaro, ho scocciato tutti per mesi dicendo uscirà, non uscirà, uscirà, non uscirà. E nel frattempo uscivano il mio normale Mariani invernale, usciva il Maritano primaverile, usciva il romance a inizio anno, tutti gli altri riuscivano a uscire e questo invece bloccato. E così è. Però alla fine l'importante, come hai detto tu, infatti, è che ce l'abbiamo fatta. Sì, è noto che purtroppo il Covid, vabbè, lasciamo perdere tutto il resto, ma dal punto di vista editoriale ha causato tantissimi problemi, rallentamenti, ritardi, ecco. Questo è purtroppo uno degli innumerevoli casi in cui una pubblicazione ha visto la luce molto, molto più avanti, diciamo, rispetto a quelli che erano i tempi previsti. Ma meno importante nell'economia, non dico mondiale, ma sicuramente anche locale. Però No, capisco, anche perché poi un autore ha anche il piacere, dopo salvo averci lavorato tanto, di vedere anche la propria fatica finalmente a disposizione dei propri lettori. In questo caso invece purtroppo hai dovuto attendere, però l'importante è che ce l'abbiamo fatta e quindi è arrivato finalmente Tracce di Ada. Ecco, io ho letto la trama di questo libro, lo trovo molto affascinante, molto intrigante, come tanti libri naturalmente che hai scritto. Ecco, però vorrei che preferirei fossi tu un po' a parlarcene, anche se ovviamente, ecco, regalaci qualche pillola, qualche... Allora, sostanza tratta di come le nostre vite sono intrecciate. Le protagoniste sono 3 donne. Due donne che all'epoca del romanzo non sono più giovani, avevano 20 anni nel 68, per dire, mie coetanee, Anna e Ada, nate a pochi giorni di distanza, estrazione sociale diversissima, però sono diventate subito amiche. Forse perché i loro nomi hanno una caratteristica comune, si leggono in un senso e nell'altro. E nell'altro. Per anni sono state amiche, le loro vite si sono intrecciate. Anna, la borghese delle due, diciamo pure così, si è sposata, già incinta, ha avuto una bambina, Monica, che si fa chiamare Momò perché vuole anche lei quell'effetto che hanno i nomi delle altre due. E per Monica, l'amica della madre, cioè Ada, è stata un punto di riferimento, è stata quella che lei avrebbe voluto come madre. Poi improvvisamente l'amicizia fra le due donne si rompe e Monica, che già aveva dei problemi, incubi, perché ha delle cicatrici ai polsi e soltanto andando avanti il romanzo si capisce da cosa sono state provocate, e i suoi incubi ricorrenti, le sue difficoltà nel rapportarsi con le altre persone diventano sempre più forti perché le manca Ada. E questa sostanzialmente è la storia. C'è in pratica, arrivata a un certo punto, capisce che se vuole andare avanti
Cioè, se vuole avere un futuro, deve capire cosa è successo nel passato. Cioè, capire perché Anna, cioè sua madre, e Ada sono diventate amiche nonostante le loro fortissime differenze, perché l'amicizia si è rotta e perché lei ha questi strani incubi ricorrenti. Quindi c'è un tocco di mistero. Ovviamente questo mistero non lo sveliamo, perché questo è qualcosa che dovrà scoprire chi leggerà il libro, mi sembra ovvio, però già da queste tue poche parole sono sicuro che è una storia che appassionerà, che sta già, io credo, appassionando tanti lettori, e a maggior ragione in questo periodo, voglio dire, dedicarsi anche alla lettura, anche col caldo, magari chi come noi ha la fortuna anche di vivere in un posto di mare, anche un libro in spiaggia è una bellissima compagnia, ma è una compagnia piacevole in ogni stagione e in ogni circostanza. Sono d'accordo, io sono una che leggerebbe in continuazione, guarda, proprio ci sono dei momenti in cui non scriverei per leggere, perché ho dei problemi oggettivi. Quando scrivo gialli non posso leggere gialli perché ho interferenze. Ah, beh, certo. Non posso leggere romance. Quindi in sostanza questo si è infilato fra un romanzo e l'altro. E così. Io avrei prima di chiederti, Mari, di dedicarci qualche breve brano di questo tuo libro, io avrei una curiosità. Approfitto della tua presenza, perché tu appunto hai un'esperienza di tanti anni e soprattutto anche di tanti libri come autrice. Vuoi regalare una perla, un piccolo consiglio, magari a una persona che oggi si avvicina al mondo della scrittura? Ci sono tantissimi autori, tantissime autrici in questo paese, però ecco, un qualcosa che ti farebbe piacere dire a chi ci ascolta, che magari ha questo tipo di ambizione, magari anche non ha ancora pubblicato nulla, però è interessante secondo me. Allora, prima di tutto scrivere richiede ovviamente creatività, richiede anche molto rigore. Per esempio, io scrivo la prima stesura di getto, ma poi la razionalità di un logico matematico, che è la mia specializzazione universitaria, si sente. Ma guardate che scrivere richiede anche buoni occhi e buona schiena, perché fisicamente è pesante. Ma poi c'è un'altra cosa che vorrei aggiungere. Di solito si dà il consiglio di leggere molto a chi vuole scrivere. Rileggete molto. Se un romanzo ti è piaciuto, rileggilo per capire perché ti è piaciuto. Rileggilo per capire cosa funziona. Non per copiare, ma per trovare dentro te stesso le stesse capacità. Però copio alla grande, perché nel 1988 Laura Grimaldi, la mitica editor di Mondadori, di gialli, di Segretissimo, eccetera, perché aveva voluto conoscermi, io ero abbastanza timorosa, perché insomma ognuno ha i suoi idoli, lei era uno dei miei, e mi fa: ma va là, anche il più grande autore è stato uno scrittore esordiente, non bisogna temere di essere esordiente. E io vi lascio questa frase, che non è mia, ma che mi ha incoraggiato da matti, e quindi ve la lascio come forte incoraggiamento.
Grazie. Guarda, raccolgo questo incoraggiamento, spero che in tanti lo ascolteranno. E ricordo anche, ne approfitto, visto che tra i tanti ospiti che ho avuto in questa mia rubrica ce n'è stato un altro che mi ha detto di aver conosciuto, se non ricordo male, era un evento organizzato a Milano, Ken Follett, averci scambiato qualche parola durante appunto nel backstage di questo evento. E pare che in questa circostanza, l'ha raccontato lui stesso appunto in questa mia rubrica, Ken Follett gli abbia rivelato che la Cruna del Lago, che credo sia stato, diciamo, il romanzo che un po' l'ha lanciato sul panorama internazionale, fosse stato qualcosa come l'ottavo romanzo che aveva scritto. Quindi, come dire, il consiglio che dava Ken Follett era quello, come dire, tenete duro e siate, come dire, determinati ad andare avanti, ecco. La pappa fatta non si trova tanto facilmente in questo mestiere. Esatto. No, siccome oggi c'è magari anche un po' la parte, vabbè, le classiche frasi fatte, tutti scrivono, pochi leggono, ok, lo sappiamo. Però dico, in generale c'è anche un po' l'idea di, come dire, che uno pubblica e poi improvvisamente arriva, non dico i soldi, il successo. Non funziona così. Ecco, mettiamola così. Beh, no, non è stato così. Oh, Sì, infatti. E diciamo, chi cerca la gratificazione immediata ha paura che in questo mondo, secondo me, rischia più che altro di avere grosse delusioni o addirittura di mollare, ecco, tanto per essere chiaro. continua soltanto chi ha una forte passione. Chi non ha una vera passione molla. Guarda che è semplicissimo, è come in un rapporto, chiamiamolo pure, sentimentale fra due persone. Gli ostacoli ci sono. Soltanto quando il sentimento è molto forte si continua a lottare. In caso contrario, buonanotte ai suonatori. Si abbandona. È vero. Grazie perché spero davvero che questi tuoi consigli tornino veramente utili. Adesso però ci regali magari qualche breve lettura da tracce di Ada, così cominciamo un po' a scoprire qualche piccolo passaggio, diciamo così, di questo tuo nuovo romanzo. La copertina non si vede molto bene, No, ma si vede bene invece. abbastanza bene, c'è un cielo e una donna con un palloncino. Perché una delle caratteristiche di questo romanzo è che viene raccontato in prima persona da Monica, dalla giovane, da Momò, e si muove moltissimo. Gira per tutta Genova. Arriva dal centro a Voltri, una gran parte a San Pier d'Arena. Io sono nata lì. Vi leggo qualche brano brevissimo. Camminando riesco quasi sempre a sentirmi vuota. Mi lascio prendere dalle facce che incrocio. Dimentico di avere un'identità e mi sento leggera come un palloncino, pronta a volar via. Ma oggi i pensieri e i ricordi premono dentro e scoppierò come un palloncino strizzato. Spero almeno di fare un gran botto. E abbiamo messo palloncino. Per quello che ho fatto vedere a te. Perché mi piacciono le copertine che in qualche modo siano coerenti al libro. Giustamente. Allora, appoggio la nuca al divano e guardo il soffitto, incongruo, confrontato con la spartana semplicità degli arredi e la modestia del palazzo. Ricordo quel giorno, quando andando da lei avevo trovato tutto per aria e lei che arrampicata sulla scala stava dipingendo d'azzurro il soffitto. Non un'unica tonalità,
ma più scuro al centro e più chiaro rasente ai muri, quasi il ritratto di un cielo. Il funerale di mio padre era stato il mese prima. Lei non c'era. E quindi questo cielo azzurro. E ora, se c'è tempo, ti leggo. Certo. Che di solito vado a colpo sicuro nei miei libri. Ho detto, magari non c'è tanto tempo. Ricordo il gesto con cui ha tirato sull'avvolgibile, quel tanto che era possibile. E questo soffitto cielo, pochi giorni dopo, io non ero più bambina, non ero ancora adolescente, ma verso i 12, in una terra di nessuno. E dopo cosa c'è, zia Dada? Perché era morto nonno, la chiamava Dada, Ada, il soprannome di Ada, con cui aveva avuto scarsa confidenza e anche poco affetto. Ma lacrime, pianti, lutto e via vai di parenti mi avevano colpito. E quindi vi ho letto tre brani. Bellissimi, grazie. Scrivo piuttosto asciutto. Ma guarda, penso che sia una cosa molto apprezzabile questa, perché a me personalmente è uno stile che piace molto, quindi sono sicuro, poi sa, i tuoi lettori ti conoscono e ti sono tanto affezionati da tanti anni, quindi insomma sono sicuro che lo apprezzeranno molto. Delle mie lettrici e dei miei lettori. Proprio spero che Trace di Ada, il mio primo romanzo non di genere, abbia la stessa accoglienza che hanno avuto i miei due personaggi più famosi nel noir. Non ho dubbi, io penso proprio di sì. Approfittiamo tra l'altro per dire, tu che in questo periodo qualche evento ancora è consentito organizzarlo, hai per caso in programma qualche presentazione anche dal vivo in questi prossimi giorni, in queste prossime settimane? Guarda, per Ada faremo a settembre. Ok. Ma lunedì, sì, proprio fra pochi giorni, sono a Dormea a parlare del mio ultimo noir, cioè del mio noir più recente. Non uso mai la parola ultimo perché porta male. Il mio noir più recente, Un posto per morire. Da qualche parte ce l'ho, ecco, questo. Questo qui, che è ambientato proprio a Ormea, che è nelle valli di Cuneo, perché l'anno scorso in autunno a Ormea mi avevano dato il premio alla carriera come giallista, ero ad Ormea e mi è venuta l'idea per un romanzo ambientato lì, allora c'è la manifestazione giallo Ormea e in pratica io inizio la manifestazione. Quindi, quindi avrei anche il piacere di inaugurarla, benissimo. Però io sono la stessa, cioè io sono quella che ha scritto Tracce di Ada, che ha scritto I gialli con Mariani, I gialli con Maritano, che ha scritto i romance storici, e sono una, cioè mi riesce difficile tenere i pezzi separati, perché non è che per un periodo della mia vita io abbia scritto una cosa e per l'altro l'altra, no? Io normalmente questi ultimi anni allora facevo un Mariani, un romance storico, un Maritano, in mezzo ci mettevo qualche racconto, cioè proprio a ruota. Benissimo, benissimo. Io vorrei chiederti in ultima battuta, come faccio sempre, dove possiamo acquistare il tuo libro? Penso lo troveremo in tutte le librerie senza difficoltà. Sì, certamente. Anzi, spero che questo sia un ebook, perché in questo periodo gli ebook sono
sono comodi, occupano poco spazio, ma comunque in libreria si trova, se la libreria di fiducia non ce l'ha, è sufficiente ordinarlo e lo fanno avere. No? Certo. O anche acquistare in cartaceo su Amazon. Ma io diciamo che mi permetto sempre, capisco benissimo l'ebook, la comodità, che ormai so, è chiaro che io personalmente però continuo a privilegiare il formato cartaceo, dico sempre per il libro cartaceo comprate in libreria se potete. Io faccio sempre questa mia piccola raccomandazione. Anch'io, però ho l'ebook è comodo. Sì, no, non lo metto in discussione, certo, assolutamente. Magari un libro l'ho letto in ebook, mi piace tanto, me lo compro anche in cartaceo. Eh beh, certo, diventa anche un oggetto. Certi classici che adoro, ma sono massicci, a me piace tantissimo viaggiare a letto e allora i libri spessi a letto sono un tormento. Me li sono comprati anche in ebook così. C'ho il cartaceo letto mille volte, però ho anche l'ebook da leggere Benissimo. proprio non ho ancora provato gli audiolibri, però molto probabilmente proverò Io anche devo quello. dire che ho fatto anche quell'esperienza e devo dire che mi è piaciuta, perché il vantaggio dell'audiolibro è che lo puoi ascoltare in questo caso mentre magari stai facendo altro. Ecco, mentre il libro non è possibile, quell'audiolibro ha questa, le cuffiette, uno per esempio sta facendo, che ne so, una passeggiata e ti ascolti il libro. Devo dire che anche quella è un'esperienza molto piacevole. Libro è, libro resta. Sì, assolutamente, assolutamente sì. Io ti ringrazio, Maria, è stato veramente un grande piacere. In bocca al lupo per tutti i libri che arriveranno, oltre a questi naturalmente che sono già usciti. Si spera, Ma tutto sì. bene. Ma sicuramente sì. Io colgo l'occasione per ringraziare tutte le persone che hanno seguito questa mia rubrica durante tutto quest'anno. Tornerò a settembre con nuovi autori, ho già degli appuntamenti fissati. Ricordo che chi avrà il piacere può prendervi parte scrivendo una semplice mail a parolighotti@yahoo.com. Grazie davvero Maria, è stato un piacere averti come ospite di chiusura di questa stagione. Grazie a tutti e buona serata. Grazie.